Nella frescura di Villaggio Baffa continua senza sosta la preparazione del crotone in attesa del primo test di questo pomeriggio che vedrà a posto l'11 di Menichini all'isola Caporizzuto. Un test che servirà a constatare l'assetto tattico della squadra protesa al gioco offensivo che dovrebbe trovare riscontro nei cosiddetti vecchi abituati già dalla passata stagione e per appurare l'inserimento dei nuovi arrivati. Menichini, dal canto suo, avrà modo di verificare anche le condizioni dei singoli in virtù delle proprie caratteristiche per cominciare a delineare la cosiddetta squadra tipo. Nel frattempo, la dirigenza, alla ricerca del sostituto naturale di Chebionetta, prossimo al trasferimento, continua ad affacciarsi sul mercato puntando questa volta su un uomo di esperienza per non lasciare vacante un ruolo che nel campionato scorso è stato ricoperto a dovere dall'esterno brasiliano. Fermo restando che per lunghi versi la squadra sembra essere al completo, alcuni ritocchi di un certo calibro sono necessari per completare una rosa che, oltre a non far rimpiangere nessuno, ha il compito di raggiungere perlomeno la salvezza senza nessun patema d'animo come l'anno scorso, anche se, e ne siamo più convinti, che sarà un campionato all'insegna del Crotone. Ritorniamo ad interessarci del 22esimo trofeo di fondo Ugo Pugliese. Mi stai dicendo, Ciccio, che il tuo è un club di nuotatori master, quindi non professionisti, che si sono candidati sia lui che la moglie. La prima volta che vieni qui a Crotone? No, è almeno la quarta. Cosa vi spinge a continuare a partecipare? Che è un mare spettacolare, è la vostra natura. Bravissimo, la natura di noi italiani, dai. Sì, è meravigliosa. Per quanto riguarda la gara, mi stavi dicendo che la gara è un po' più breve, leggermente più breve. Sei partito da Capocolonna, scusa, o dalla Casa Rossa? Capocolonna. Ma è quella la distanza? No, la distanza è un po' più breve e ci ha aiutato molto la corrente. Quindi la corrente sicuramente ci ha aiutato moltissimo. Sì, c'era uno scirocchino che poi è girato da dietro e quindi ci ha accompagnato per tutto il percorso. Anche se questo è poco rilevante, la tua posizione d'arrivo? Ma penso intorno al quarto assoluto, terzo quarto assoluto, credo più quarto perché c'era un agonista avanti a me molto forte. Sicuramente il primo master, quindi il primo non agonista. Complimenti. Grazie. Signora, mi stava dicendo suo marito che purtroppo quest'anno non ritornerà ad essere ancora una volta campione nazionale. Ma lei non è escluso? Non è escluso, ma ci siamo proposti un altro obiettivo. Che sarebbe? È il campionato italiano di gran fondo, per questo ci stiamo allenando sulle lunghe distanze e la 10 km potrebbe essere un ottimo test. Quando dovrebbe disputarsi questo campionato? 10 settembre in Sardegna, 18 km, vogliamo provare anche questo. A Cagliari. Il fatto di continuare a nuotare è la passione che spinge, l'amore per l'acqua? L'amore per l'acqua, la passione per lo sport, ma soprattutto l'amore del nuoto a mare, cioè questo sport, questo nuoto senza limiti, senza confini, che dà uno senso di libertà all'individuo. Sta migliorando questa competizione? Sì, perché i primi anni era un po' indeciso il percorso, cioè poche boe, adesso invece si stanno perfezionando, tanto è vero che il percorso è stato preciso e poi mi devo complimentare soprattutto per l'assistenza che abbiamo avuto, cioè non si vede in questi tipi di distanze, in questo tipo di competizione non si vede né la presenza di tanti giudici, ma soprattutto di tante barche d'appoggio, cioè ogni atleta aveva una barca d'appoggio. Non è poco, innanzitutto sia economicamente penso, ma anche a livello di organizzazione. Tra l'altro questa è una gara nella gara, cioè dopo un'ora e venti, un'ora e mezza dalla nostra partenza danno il via anche a un'altra gara di 5 km e questo prevede tutta un'organizzazione sia da parte del GUG che dall'organizzatore stesso abbastanza complicata. Complimenti. Grazie. Sei il primo della 5 km. Quanti anni hai, Andrea? 17, a luglio, il 21. Allora, auguri doppi, eh? Grazie. Il percorso è stato difficile? Abbastanza, però sono partito a metà vasca, ho aumentato il ritmo a metà vasca. Metà percorso? Metà percorso e ce l'ho fatta. Perché sei un nuotatore di vasca? Sì. Non pratichi il fondo? No, solo nell'estate. Cosa ne pensi di questa gara? Non è male, anche perché il percorso è bello. Pure comunque il panorama in acqua è abbastanza suggestivo. Ancora complimenti perché giovanissimo sei riuscito a battere avversari più esperti e più grandi. Sì, sì.
grazie. Devi dedicarti alla 10 km l'anno prossimo. Ci provo l'anno prossimo. In bocca al lupo. Grazie.